Direttore, dunque, una situazione sotto controllo, questo è quello che avete detto questa mattina. E però dal punto di vista sanitario, cosa la catena, come accade, cosa succede se ci dovesse essere, cosa che al momento non c'è, un caso, diciamo, addirittura sospetto? Allora, assolutamente tutto sotto controllo. L'unica manifestazione che abbiamo avuto sono stati 10 pazienti, 5 nell'area, ricadenti nell'area di Mussomeli e 5 ricadenti nell'area di Niscemi, che tornavano da una delle zone infette ma non presentavano nessuna sintomatologia. Questi soggetti si sono autodenunciati, sono stati messi alla domiciliazione volontaria con una sorveglianza attiva. L'ASP si è attivata in tutte le sue forme. La sorveglianza attiva consiste nel telefonare ai pazienti ogni 6 ore per conoscerne lo stato di salute, perché si definisce sospetto il caso che ha una sintomatologia. Questo è importantissimo che lo diciamo. Al momento non è presente alcuna sintomatologia? Nessun caso sospetto nella nostra provincia. Nessun caso, neanche sospetto. E anche l'evoluzione di questi pazienti? L'evoluzione di questi pazienti godono tutti ottima salute, quindi vengono controllati, staranno in quarantena per 14 giorni, dopodiché saranno liberi di tornare alle loro normali attività. Lei ha detto che si procede comunque nel caso di cura con gli antibiotici e poi? Sì, con gli antinfiammatori, e sembra che funzionano gli antivirali. Come dicevo prima, ma mi piace ribadirlo, questo concetto è una malattia che ha una fortemente diffusiva, quindi con un elevato impatto di contagio, ma la mortalità rimane limitata, e tutti i casi che abbiamo avuto in Italia sono casi più in concomitanza con altre patologie complesse. Un paziente era oncologico, un altro era infartuato broncopneumopatico, quindi in pazienti in cui già una sindrome influenzale normale può provocare gravi ripercussioni. Non ci sono pazienti giovani in buona salute, per cui mi sentirei di tranquillizzare veramente, oltre che sulla diffusione del contagio, per cui noi stiamo prendendo tutta una serie di precauzioni. Abbiamo istituito una task force operativa H24, rispondiamo a tutti i quesiti, a tutti i problemi, a tutte le situazioni che si pongono, quindi oltre che dal punto di vista di un cordone di protezione per la non diffusione della patologia, direi che anche la patologia non è una patologia a così alta mortalità e così terribile per come pensiamo. Sindaco, facciamo il punto della situazione, considerato che lei è il responsabile della sanità per i sindaci in città e in provincia. Al momento come stanno le cose, quali sono le ordinanze che lei ha emesso, e magari sfatiamo anche una serie di fake news che in questi giorni sono dilaganti sui social? Allora, le ordinanze non sono mai state emesse, non c'è mai stata nessuna ordinanza, perché questo è giusto specificarlo, perché da specificare soprattutto che la catena di comando in una condizione di emergenza qual è? In questo momento il governo ha varato un decreto legge, mi pare venerdì, dove stabilisce la catena di comando. La catena di comando parte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e passa al Ministro della Sanità. Per cui qualsiasi ordinanza parte da lì. I sindaci non hanno alcun potere. Praticamente è gestita a livello nazionale, e qua a livello locale il rappresentante del governo è il prefetto, per cui devono passare da i punti di passaggio sono questi qua, giusto per essere chiari, perché mi si chiede: ah, ci vogliono ordinanze, chiusura delle scuole. Nessuno può chiudere le scuole, in una situazione del genere ci deve arrivare dall'alto. Per cui meglio che si mettono l'animo in pace tutti quanti. A scuola si va regolarmente, i ragazzi devono andare a studiare e basta. Questo è il primo punto. Poi, per quanto riguarda il resto, la situazione in provincia attualmente è ottimale, non esiste neanche un caso sospetto. Ci sono soltanto delle persone che hanno lavorato all'interno del cratere, quindi per esempio ci sono 5 persone che hanno lavorato a Voe Euganeo, e si trovano 4 a Mussomeli e 1 a Montedoro, però queste qua sono assistite in una certa maniera, però non sono casi sospetti, nel senso che non hanno la sindrome da infezione polmonare, per cui
provengono soltanto da lì. Domani ci sarà una riunione qui con i sindaci della provincia, cosa farete, cosa deciderete? Io ho convocato i sindaci della provincia perché essendo il coordinatore del comitato dei sindaci in campo sanitario è giusto che i miei colleghi, i primi cittadini della provincia, confrontandosi con i responsabili dell'ASP, abbiano il decalogo di comportamento dal punto di vista amministrativo. In questo momento noi abbiamo fatto degli avvisi che si rivolgono esclusivamente alle aree colpite, quindi solo i comuni che sono stati messi sotto tutela, non tutta la Lombardia, tutta il Piemonte, non esiste, perché sennò andiamo a, diciamo, a impantanarci su determinate situazioni, per cui riguardano solo quelle e solo le persone che hanno delle, diciamo, dei sintomi, la sintomatologia delle infezioni polmonari, che provengono da quelle aree. E questo è importante perché sennò il centralino del 112 esplode. E quando esplode il centralino del 112 e del 118 andiamo a rischio, mandiamo a rischio quelli che hanno realmente bisogno. Quindi può essere che l'infartuato va in coda a tutti quelli che stanno chiamando in questo momento e non è giusto. Perché... Le fake news, la Croce Rossa non fa tampone? Assolutamente no, il tampone lo fa solo l'ASP. Qualunque... Presso la struttura sanitaria di pertinenza, che è il reparto malattie infettive del Sant'Elia, che è isolato da tutta una serie di situazioni al di fuori del pronto soccorso, quindi in condizione di estrema sicurezza. Qualunque messaggio che arriva nelle famose chat delle mamme, sono dei messaggi in questo momento che non hanno alcuna, diciamo, alcun fondamento? Io ho sentito qualcosa e veramente sono rimasto sconvolto delle fesserie che sono dette in queste chat, perché bisogna chiamarlo per nome e cognome, fesserie. Per cui tutto quello che è reale è uscito ieri dal tavolo, queste cose che ho sentito sul tavolo non c'erano, per cui non esistono. Ci terrete costantemente aggiornati? Assolutamente sì, assolutamente sì, perché la situazione può modificarsi. In questo momento è perfetto, siamo in condizione di estrema sicurezza perché non c'è neanche un caso sospetto, ma è chiaro che andrete informati man mano che andiamo avanti. L'ingegnere Caltagirone è direttore generale dell'ASP2 di Caltanissetta. Quando si crea, quando si è in presenza di un'emergenza sanitaria, i cittadini vorrebbero delle risposte esaustive e a 360 gradi, come se questa emergenza non ci fosse. Invece c'è. E voi avete sottolineato, per esempio, che non bisogna intasare il numero del 112 piuttosto che non andare al pronto soccorso, comportamenti che normalmente invece si potrebbero fare. Sì. Intanto, diciamo, chiarirei che non siamo in emergenza sanitaria. Come ho detto oggi durante l'incontro, forse siamo in una emergenza di corretta informazione. Quello che abbiamo elaborato ieri e che stiamo continuando a elaborare oggi. Avremo un incontro in assessorato alla salute nel pomeriggio, dopodiché manderemo tutte le comunicazioni e lo faremo ai sindaci, lo faremo ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, a tutti gli operatori e soprattutto alla cittadinanza, allegando anche un decalogo che comprende tutti i comportamenti corretti che devono avere in questo momento. Sicuramente l'abbiamo detto prima, ma l'avrà ripetuto anche il sindaco, dobbiamo evitare che comportamenti scorretti possano portare in tilt il sistema. In questo momento il sistema è dimensionato per riuscire a rispondere alle esigenze sanitarie, dobbiamo evitare che cattivi comportamenti lo scompensino. L'assessore Razza ha detto che i centri di analisi per rilevare la presenza di questo virus potrebbero essere estesi e tra questi sarebbe Caltanissetta. Sì, è verosimile che tra i siti che al momento sono il Policlinico di Catania e il Policlinico di Palermo, che sono gli unici due centri dove si effettua il test del coronavirus, vengano ampliati e anche il Sant'Elia diventa un centro di riferimento. Siamo nelle condizioni tecniche per poter eseguire l'esame, quindi nessun problema, e probabilmente la disposizione che darà l'assessore è dovuta al fatto di ampliare il numero di siti proprio per agevolare l'esecuzione del test. Verosimilmente potrebbe succedere che i test vadano in coda perché aumentano numericamente e quindi distribuiti su più siti il risultato sarebbe più veloce. Telefonicamente i 10 casi di isolamento sono avvenuti domenica, non in giornate feriali, assolutamente col 112-118. Non affollate i pronto soccorsi, è la cosa più dannosa che possa esistere. Director, vuoi dire qualche cosa? No, devi leggere. Leggere.
Allora, li troverete in giro, diciamo che sono delle norme che non sono così eccezionali, perché dovrebbero essere delle norme, delle norme comuni e normali. Lavati spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi. Pongo l'attenzione sui 20 secondi. Evita gli accessi ai pronto soccorsi, la diamo proprio come direttiva. In caso di sintomatologie influenzali, rivolgiti prioritariamente al medico di famiglia o al pediatra. Sia i medici di famiglia che i pediatri sono informati. Il direttore ha mandato una nota dove sono specificate tutte quelle che sono le procedure. Prenota le prestazioni sanitarie telefonando al CUP dell'ASP, al numero unico 0934 506 506, evitando così accessi superflui nelle strutture sanitarie. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci. Ecco, bravo. Perché non toccarti occhi, naso o bocca con le mani. Perché? Perché le mani possono essere un elemento, un veicolo di contagio. Pulisci sempre le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol. Evita per quanto possibile ambienti sovraffollati, e questo lo dico a voi ragazzi, perché particolarmente discoteche, luoghi chiusi, luoghi poco areggiati, luoghi da cui non conoscete la provenienza, è meglio, insomma, si balla un po' meno. Certo, io non dico, come dice il sindaco, di non baciarvi, di non toccare le mani, ma insomma, fate qualche accertamento e usate le normali precauzioni che vengono usate in tutti i casi. Evita viaggi nelle zone dove vengono segnalati i casi di coronavirus, e poi contatta il numero 118, che è la cosa su cui abbiamo tanto battuto, se hai un'infezione respiratoria acuta e negli ultimi 14 giorni hai soggiornato in una zona dove si sono verificati i casi da nuovo coronavirus, o se hai avuto un contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione. Secondo me sono regole semplici, elementari, che non dobbiamo seguire solo per il coronavirus, a parte le ultime tre, ma che dovrebbero essere abitudini di vita quotidiane. Questa è una cosa importante. Ah, mi sento di aggiungere un'altra cosa. Non crediamo a tutto ciò che passa su Facebook. Atteniamoci solo a quello che dicono gli organi istituzionali. Questo mi sembra una cosa assolutamente... Passo di nuovo la parola un attimo al direttore generale per le conclusioni. Sì, io direi che abbiamo, credo, mappato tutta la situazione, abbiamo detto il possibile. Vi confermo ancora una volta che noi alle 2 saremo a Palermo per un incontro in assessorato alla salute, e immediatamente dopo firmerò queste indicazioni operative che verranno trasmesse attraverso tutti i mezzi disponibili, che siano il nostro sito aziendale o che vengano trasmesse ai sindaci. Domani avremo, credo, un incontro con i medici di famiglia e con i pediatri di libera scelta. Domani avremo un incontro con tutti i sindaci, in modo tale che qualunque chiarimento e anche l'evoluzione della situazione l'affronteremo in modo, diciamo, equilibrato e corretto. Quindi ci siamo al momento sul pezzo. Più tardi l'occasione di incontrarci tra tutte le aziende del sistema sanitario regionale sarà anche un'opportunità per fare squadra e per darci ovviamente delle indicazioni comuni. C'è stato all'inizio, diciamo, ci sono stati all'inizio dei comportamenti che non sono stati perfettamente controllati, che sono stati quelli magari di un uso eccessivo di mascherine, è stato quello di un uso eccessivo di dispositivi di protezione individuale. Stiamo tentando di circoscrivere anche questo, perché se va in tilt anche questo, e quindi sapete che se si va in farmacia mascherine non se ne trovano più, le mucchine stanno aumentando il prezzo, qualcuno ne sta approfittando. Poc'anzi parlavamo del fatto che la gente che vuole rientrare dalla Lombardia o dal Veneto verso la Sicilia sta avendo dei prezzi esagerati anche nei viaggi, quindi si sta avendo un'esasperazione di comportamenti, e qualcuno sta approfittando probabilmente dell'occasione
per interessi personali. €30. Sì, vabbè, ma è normale. La mucchina, dicevano ieri, che era 4 confezioni €100 ieri su Amazon, quindi c'è un'esasperazione assolutamente dei comportamenti. Quindi, prego. Sì, oggi dobbiamo fare chiarezza e purtroppo siete obbligati a scrivere le fake news quando sono fake news, però noi almeno facciamo chiarezza sul punto. Sono uscite due notizie, una che abbiamo accertato con Michele dalle agenzie, che pensiamo sia una fake news, però lì il sindaco dovrebbe, che il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per allarmare la situazione. Credo sia una fake news. Ieri, come gira nelle chat delle mamme. Sì, lo so, ma ieri probabilmente sono non i ragazzi. C'è niente di più deleterio della chat della mamma. Infatti, questo il sindaco l'aveva detto, e penso forse sia la speranza dei ragazzi. Perfetto, però ieri le dico una cosa, perché ieri in contemporanea a questa notizia era uscita un'altra notizia che diceva che i presidenti di regione volevano, delle regioni intendo, forse era Marche, parlava sì, di Marche, volevano fare questa disposizione, e il premier Conte ha detto esattamente il contrario, assolutamente no. C'è una dichiarazione di ragazzi in questo momento che ho girato al sindaco, dove ci possa, stanno delegando all'unità di crisi regionale l'idea di chiudere in Sicilia scuole e università, la dichiarazione di La Galla di 10 minuti fa. Mm. No, io diciamo se è vero, se ne prende lui la responsabilità. Vi dicevo che le situazioni sono assolutamente in evoluzione. La cosa più corretta è quella di fare dei provvedimenti che siano equilibrati e proporzionati rispetto all'evoluzione della situazione. Oggi fare delle ordinanze piuttosto che delle disposizioni esasperate è sicuramente una cosa fuori luogo. Bisogna valutare caso per caso e capire come comportarsi. Certo è, La Galla che ha interrotto, ha sospeso i viaggi di istruzione, è una cosa che è assolutamente proporzionata e equilibrata rispetto alla situazione attuale. Cioè, ci può stare, non sconvolge il sistema. Certo, il sistema turistico è sconvolto da questo, però dico, uno deve mettere a confronto quello che può essere una crisi di natura sanitaria rispetto a una crisi di natura turistica, e tentare di trovare la soluzione più equilibrata. Considerato che dobbiamo fare i conti anche con lo sciacallaggio, la Croce Rossa, cioè è uscita un'agenzia qualche ora fa, ieri sera, in cui fantomatici operatori della Croce Rossa telefonavano in casa ai gli anziani per dire: stiamo venendo a farvi il tampone. Chiariamo il punto che il tampone la Croce Rossa non lo fa. Assolutamente no. Si fa solo in ospedale. Lo fa solo l'ASP in condizione di biocontaminamento. Quindi non siccome esiste. Già stanno cominciando, magari. No, questo possiamo assolutamente dirlo a tutti, che non è previsto in atto dalle indicazioni che arrivano dal Ministero della Salute, non è previsto effettuare il tampone a casa della persona che viene identificata come caso sospetto. In atto è così, quindi ci atteniamo scrupolosamente a quello che loro indicano. C'è una procedura ben descritta e precisa di trasporto del paziente dalla propria abitazione a un ambiente protetto ospedaliero. Noi abbiamo qui a Caltanissetta una peculiarità rispetto ad altri ospedali, che è quello che il Sant'Elia, che è DEA di secondo livello, che rappresenta per le malattie infettive un riferimento, sta in un edificio che è indipendente rispetto all'edificio in cui si sta il pronto soccorso. Per cui, per quanto riguarda noi, qualunque persona che è prelevata da casa attraverso l'ambulanza o mezzo idoneo verrà trasferito al Sant'Elia per effettuare il tampone, non passerà neanche dal pronto soccorso, ma andrà direttamente all'edificio delle malattie infettive per fare il tampone. Quindi questo è un ulteriore passaggio, però la logistica nostra interna ci dà questa opportunità, perché in altre realtà probabilmente fa un accesso dall'ingresso principale e attraverso il pronto soccorso poi si trasferisce in malattie infettive. Da noi c'è questa situazione straordinaria, eccezionale, che tutto sommato ci torna utile, quindi direttamente va nell'edificio dove ci sono le malattie infettive. Io volevo dire un'ultima cosa, penso che la domanda può essere che
Siccome sempre su Facebook, sempre sul famoso movimento di chat delle mamme, eccetera, eccetera, si lamentavano che i sindaci non fanno i provvedimenti, dalla riunione di ieri è emersa che c'è una catena di comando. La catena di comando parte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il Ministero della Salute e quindi alla fine il rappresentante locale del governo è il prefetto. Per cui qualsiasi cosa, che qualsiasi decisione relativa a ordinanze, non avvisi, a ordinanze, segue la catena di comando. Per cui anche se il sindaco del comune è un responsabile sanitario sul territorio, la catena di comando prevale in questo caso, perché in questo caso si tratta proprio come se fosse un allenamento di protezione civile. Quindi, come c'è il terremoto da una parte, la catena di comando parte dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e scende. Qua c'è la stessa situazione, quindi è giusto quello chiarirlo, perché poi il sindaco non l'ha detto, il sindaco non deve dire niente, il sindaco deve solo adeguarsi alle disposizioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Sanità e a cascata tutti gli organi che sono competenti. Questo era giusto andarlo a precisare. Quindi non lo so. Volevo aggiungere una cosa, sì, l'ultima cosa che volevo dire, che ieri abbiamo avuto modo con il sindaco di confrontarci quando eravamo in prefettura a proposito di quelle che sono le ordinanze. Sì. Io ritengo che non succederà, mi voglio sbilanciare, non succederà che ci sarà un'ordinanza, perché per quelle che sono attualmente i decreti legge che sono stati emanati qualche giorno fa, quello del 23 febbraio, il numero 6 del 23 febbraio, le ordinanze dei sindaci o comunque del prefetto scattano nel momento in cui sia positiva una persona al virus, ma non si conosce esattamente qual è la provenienza del virus. Questo che significa? Un caso veramente straordinario ed eccezionale di una persona che è sola a casa da un mese e questa persona contrae il virus, il coronavirus. Allora, questo è un evento assolutamente anomalo e straordinario, di natura del tutto eccezionale, ed è una delle condizioni per cui scatta un meccanismo di ordinanza, perché non si capisce qual è la provenienza. Ma tutto il resto che ha una mappatura precisa e si riesce a capire qual è la provenienza non determina delle ordinanze, determina soltanto degli avvisi da parte dei sindaci che tentano di contenere attraverso queste indicazioni, confinare il problema e dare delle indicazioni alla popolazione sui modi comportamentali. Nulla che ha a che fare con delle ordinanze che invece hanno una natura del tutto straordinaria ed eccezionale. Sì. Si potrebbe passare a 7 e 3 questi ci sarebbero 5 sì. Comunque 5 e 3 questi comunque partono. Sì. Sì. Avete notizie di questo? Allora, noi abbiamo notizie ancora non ufficiali di questo e credo che l'incontro di oggi in assessorato chiarirà anche questo aspetto, ma in questo momento l'aumento dei siti dove è presente un'apparecchiatura che si chiama PCR Real Time, che è l'apparecchiatura che effettua questo tipo di test, siccome è presente in molte strutture, soprattutto l'assessore vuole allargare le competenze a tutti i DEA di secondo livello e Caltanissetta è un DEA di secondo livello, probabilmente ci vuole dare, diciamo, questa opportunità non di trasferire il tampone in un altro sito, ma di poterlo fare internamente. Quindi nessun problema a dover fare il test qua da noi. Probabilmente questa iniziativa, questa indicazione da parte dell'assessore è dovuta al fatto che, siccome esiste un tempo tecnico di esecuzione del test, se uno concentra le attività soltanto su due siti, il rischio è che, se numericamente dovessero crescere il numero di test da eseguire, vanno in coda e quindi i risultati sono differiti nel tempo. Se invece uno distribuisce l'opportunità a più strutture, allora a quel punto l'esecuzione del test avviene in modo più semplice. Io immagino pure che
nel momento in cui un test sia positivo, l'apparecchiatura PCR ha bisogno di un momento di lavaggio e di controllo per evitare che il test successivo possa dare un falso positivo. Quindi anche quello potrebbe essere un elemento per cui c'è bisogno di un tempo di esecuzione, quindi i test in coda vanno troppo in coda e si perde troppo tempo, quindi giusta la... Preciso che questo tampone è uno sciacallaggio, il tampone va fatto soltanto... No, questo sì. Quando c'è il picco di febbre, quindi cioè, puoi beccare il virus, soltanto. Non va fatto... Sì, assolutamente, all'inizio ci sono state anche delle persone, ce l'hanno detto dai nostri pronto soccorsi, delle persone che hanno telefonato chiedendo di fare il tampone. Il tampone va fatto soltanto in quei casi particolari, quindi ce lo siamo detti, il caso deve essere sospetto, quindi devono intervenire più condizioni contemporaneamente, a determinare se deve essere fatto il tampone oppure no è un operatore sanitario che, valutate tutte le condizioni, circoscrive il caso e determina che quello lì è un caso suscettibile di fare un tampone. Certo. Lì scatta il meccanismo attraverso il 118, attraverso la task force che noi abbiamo attivata con servizio di epidemiologia, con le malattie infettive, con lo stesso 118, in modo tale che un'equipe si occupa del prelievo del paziente dal domicilio per poter fare il test in ospedale. Ma ripeto, come abbiamo detto all'inizio, in questo momento non abbiamo alcun caso sospetto in provincia.